governo italiano. Riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza. Attoniti, ammutoliti, disorientati. Così i militari del Regio Esercito e i civili, uomini e donne, fascisti e antifascisti, laici e cattolici, ascoltano il maresciallo Badoglio annunciare alla radio l'armistizio tra l'Italia e gli alleati, armistizio firmato qualche giorno prima a Cassibile. È la sera dell'8 settembre 1943. L'annuncio ufficiale dell'armistizio era stato dato con ben 5 giorni di ritardo. Ritardo che segnala la totale impreparazione da parte della monarchia e anche dei comandi militari a gestire quello che era stato un gigantesco terremoto politico, la caduta del ventennale regime di Benito Mussolini. L'8 settembre impone una svolta storica all'Italia. Segna infatti il crollo non solo militare, ma anche politico e soprattutto culturale del fascismo. Da quel momento la sovrapposizione tra patria e fascismo, voluta da Mussolini con tutti i mezzi, con una propaganda massiccia, tra l'altro mai perfettamente realizzata, apre una crisi irreversibile e costringe tutti, ma proprio tutti, militari e civili, e anche chi non era consapevole all'epoca, con modi e tempi diversi, a fare i conti con la fine di un'era, l'era fascista appunto, e di conseguenza a fare i conti con il fallimento di un'idea di patria che doveva allora essere ripensata e ricostruita in contrapposizione all'ideologia del ventennio. L'8 settembre vediamo sul cancello la mitragliatrice girata verso il cortile. Qui è chiaro, cosa succede? E ci raccontano allora che c'è stato l'armistizio e che il colonnello vuole consegnarci ai tedeschi e che noi non siamo d'accordo, voi dovete decidere ognuno quello che vi pare piace. E noi abbiamo pensato che domani sera partiamo, saltiamo giù dalle finestre delle stare di Muni e tentiamo di arrivare a casa, perché qui non ci sono ordini, per l'esercito non ci sono ordini. Terribile. No, bisogna provarlo, eh? Credo. È un trauma, eh. Ermo la vai e il cervello che eravamo pronti per fare la guerra, già si sentivano eroi, difensori della patria. Credo. Erano veramente montati. Quanti anni aveva nella... 19. Questa bandiera, questo esercito, questa Italia dov'è? L'8 settembre crolla tutta l'istituzione statale e militare del paese, lasciando il paese allo sbando, e in una situazione del genere, come dice un proverbio inglese, è l'uomo che fa la differenza, cioè sono i singoli che in qualche modo sono obbligati, soprattutto se si trovano lontano da casa, se si trovano con una divisa indosso, con delle armi, che sono obbligati a scegliere che cosa fare. Con l'8 settembre si apre simbolicamente il momento della scelta: arrendersi ai tedeschi o rimanere fedeli alla monarchia, oppure allearsi con i nazisti riproponendo la fedeltà a Mussolini, che nel frattempo era ritornato al credo fascista delle origini e aveva fondato la RSI.
oppure attendere o imboscarsi, o decidere di partecipare alle prime bande armate di combattenti, di resistenti, di partigiani, che nascevano spontaneamente in quei giorni un po' in tutta Italia, ma in particolare nel centro e nel nord. Cosa dovevamo subire ancora ulteriori, vedere di nuovo la gente disperata piangere perché non aveva notizie, perché sapeva che erano morti i suoi, perché non aveva da mangiare i bambini, queste cose qui. Chi deve, chi ha la capacità anche fisica, oltre che mentale, di fare, deve fare. Ho cominciato a lavorare per costituire la Brigata Osopo nel settembre 1943. Avevamo oltre 300 parrocchie, che io avevo visitato tutte, e nelle parrocchie andavo a parlare appunto a questi sacerdoti, dicendo che mi indichino persone pronte, capaci, che capiscano, intelligenti, capiscano questi problemi. Non possiamo continuare a essere schiavi, dobbiamo essere cittadini liberi del nostro futuro. È stata una scelta. Allora c'era il potere fascista in crisi. Tu potevi servire il potere del momento, potevi scegliere invece il bosco, la montagna, la collina per la libertà. Ho scelto questa seconda strada, spontaneamente, per educazione, per formazione familiare. Dalle scelte morali e civili, dalle decisioni politiche e anche militari prese per rispondere a queste domande, che inevitabilmente coinvolsero anche chi non se le pose mai in modo esplicito, nacque il complesso fenomeno storico della resistenza in Italia. Alla fine del settembre 43 l'Italia è spaccata in due. Nel centro-nord abbiamo la RSI, la Repubblica Sociale Italiana, di fatto dipendente dalla volontà di Hitler e coadiuvata infatti dai reparti della Wehrmacht. Ricordiamo anche, nel nord-est, le zone sottoposte alla diretta amministrazione militare tedesca, la zona di operazioni del litorale adriatico, nell'acronimo tedesco OZAC, e la zona di operazioni delle Prealpi o OZAF. Nell'Italia meridionale abbiamo il Regno del Sud, controllato dalle forze alleate. Il fronte è caratterizzato dalla famosa linea Gustav che corre sopra Napoli, un fronte che si sposterà lentamente verso nord nel corso dell'anno successivo e troverà una nuova battuta d'arresto tra il 44 e il 45 sopra Firenze sulla linea gotica. Nel frattempo le formazioni partigiane si sono organizzate sempre di più, sia dal punto di vista militare che dal punto di vista politico. In particolare si sono formate le formazioni di ispirazione partitica legate al CLN, il Comitato di Liberazione Nazionale. Ad esempio le famose brigate Garibaldi, le brigate Matteotti, le brigate Giustizia e Libertà legate al Partito d'Azione, le brigate del Popolo, espressione della Democrazia Cristiana. Ma si sono consolidate e partecipano sempre più attivamente alla lotta di liberazione anche le formazioni autonome. Costituite inizialmente in prevalenza da militari sbandati dopo l'8 settembre, in diverse zone del centro e nord Italia, le loro file si ingrossano nel corso del 43-44, soprattutto grazie ai rinitenti alla leva della Repubblica di Salò. Il momento iniziale della resistenza ebbe una fortissima e determinante partecipazione dei quadri militari, uomini sbandati dell'esercito che si radunarono in montagna per sfuggire alla cattura dei tedeschi. Le formazioni autonome ebbero la caratteristica appunto di conservare questo carattere prettamente militare, quindi tutti i tributi di una formazione militare, cioè innanzitutto la capacità combattiva, professionalità, ma soprattutto poi il tendenziale carattere apolitico. Questa è la principale caratteristica. Più che apolitico bisognerebbe dire apartitico, perché in realtà la posizione politica era implicita nello scontro con i fascisti e con i tedeschi, cioè erano formazioni ovviamente che condividevano in pieno l'antifascismo della resistenza. Nelle formazioni autonome confluiscono partigiani di diverso orientamento politico. E sono caratterizzate in effetti dall'assenza di un commissario politico. Sono esplicitamente apartitiche,
ma ciò non toglie che riconoscono pienamente i valori fondamentali della lotta al nazifascismo per la liberazione e la rinascita della patria. Noi abbiamo avuto un'immagine della resistenza molto influenzata da questo carattere di partito che non corrisponde alla verità, proprio perché invece ci fu molto forte anche il peso, l'incidenza di formazioni di carattere apartitico che combattevano per quello che avrebbe dovuto essere lo scopo essenziale della resistenza, cioè la liberazione del paese dall'esercito nazista tedesco e dal suo alleato fascista. Tra le principali formazioni autonome ricordiamo per esempio la Brigata Maiella o Patrioti della Maiella, attiva in quell'Abruzzo devastato dalla guerra e spaccato in due dalla linea Gustav. La brigata combatte attivamente a fianco degli alleati proprio sul fronte ed è l'unica formazione partigiana ad essere decorata con la medaglia d'oro al valor militare alla bandiera. Come altre formazioni del centro Italia, risalirà lentamente a fianco degli alleati verso nord, liberando i territori occupati. In Toscana operano i Patrioti Autonomi dell'undicesima zona e i Patrioti Appuani, due grandi formazioni di cui ricordiamo i comandanti Pippo Duceschi e Pietro Del Giudice, quest'ultimo un giovane frate domenicano che era diventato capo partigiano. Tra i compiti più difficili che avevano i Patrioti Appuani era il presidio della cosiddetta Via della Libertà, un attraversamento della linea gotica che permise di mettere in salvo numerose vite. Ricordiamo in Veneto le formazioni dell'altipiano di Asiago, che dopo i duri colpi inferti dalle truppe nazifasciste si riorganizzano nella divisione alpina Ortigara. Oppure ricordiamo anche la Brigata Martiri del Grappa, nella quale spicca la carismatica figura del comandante partigiano Primo Visentin, detto Masaccio. Non di rado le formazioni autonome nascono in ambiente cattolico, spesso con la collaborazione del clero. In Friuli, le formazioni Osoppo nascono nel 1943 presso la sede del seminario arcivescovile di Udine e riuniscono cattolici, ex militari, democristiani, azionisti. Le Brigate Fiamme Verdi, nate come brigate autonome di ispirazione cattolica, poi collegate almeno in parte alla Democrazia Cristiana, sono attive principalmente nel Bresciano, ma anche nel Trentino e in alcune zone dell'Emilia. Inquadrate tra le Fiamme Verdi cattoliche, operano tra la Lombardia e il Piemonte le Divisioni Patrioti Alfredo di Dio. Per concludere, citiamo il gruppo Divisioni Alpine, attivo già nel 1943 in Piemonte. Il gruppo nasce in seguito allo sbandamento di una grande armata dell'esercito italiano dopo l'8 settembre, armata che era impegnata sul fronte francese. Comandato dal maggiore Enrico Martini, detto Mauri, per la consistenza raggiunta e anche per il numero dei suoi caduti, ricopre un ruolo fondamentale nella storia della liberazione dell'Italia. Molte di queste formazioni aderiranno nel dopoguerra alla Federazione Italiana Volontari della Libertà. La resistenza deve essere lotta e vedere lotta in tutti i campi. È stata la ribellione una situazione che è diventata intollerabile in assoluto. È stato un voler vivere. Di nuovo, quello è la vita che vince, no? Credere nell'esistenza. Molta gente oggi non crede nell'esistenza. E così ho fatto questa resistenza, che è stato solo un fenomeno nazionale italiano e locale, ma è stato un fenomeno europeo, perché questo problema della resistenza si è sviluppato in tutti i paesi d'Europa, dinanzi naturalmente ai nazionalismi nazionali, che stavano diventando dittature pericolose. Quindi la libertà era un argomento profondo delle gioventù di allora che hanno affrontato il bosco, la crisi, la fame, le difficoltà, i rischi in funzione di un'idea. Oggi è ormai appurato
che la resistenza è stata un fenomeno storico articolato e complesso, non privo quindi di ombre. Ciò nonostante, e con il rischio di cadere in eccessive riduzioni, è possibile però tracciare un quadro comune di riferimento per comprendere la resistenza. Un quadro comune prevalentemente basato sui valori dell'antifascismo, sui valori che insieme hanno costituito una sorta di grande ideale morale dei resistenti. Sicuramente, appunto, al di là della poi appartenenza o non appartenenza partitica, ci fu nella resistenza un'unità di fondo, con delle fratture, spesso delle fratture, un'unità difficile, perché appunto poi i partiti avevano ognuno degli obiettivi, degli indirizzi diversi, però poi oggi noi possiamo fare un bilancio di un'esperienza comune che unificò queste formazioni all'insegna di valori comuni. Pur nella diversità partitica, della provenienza quindi politica, socialisti, cattolici, monarchici, repubblicani, comunisti, pur nella diversità delle strategie militari, pur nella diversa organizzazione delle brigate, ad esempio, oppure anche tenendo conto il complesso intreccio tra resistenza attiva e resistenza passiva, per esempio la resistenza degli internati militari nei lager. Pur tenendo presente tutta questa articolazione complessa, è però possibile tracciare alcuni punti fermi, alcuni ideali, appunto, morali e di impegno civile, che fanno parte costante della resistenza, che sono diventati il punto di riferimento per la lotta armata. La loro fu innanzitutto una scelta di coscienza civile. A distanza di 72 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, più che gli aspetti militari e bellici della resistenza, bisogna mettere al centro proprio questo orizzonte etico e ideale comune che mise insieme intellettuali e contadini, uomini e donne, persone anziane e giovanissimi, militari esperti che conoscevano bene le tecniche di guerra e giovani che non avevano mai imbracciato un'arma. Ecco, tutti costoro seppero collaborare pur provenendo da esperienze diverse e avendo orizzonti politici, partitici differenti, seppero collaborare per la dignità dell'uomo e la solidarietà contro ogni forma di totalitarismo, di conformismo forzato, illiberale e xenofobo che erano il modello del fascismo e del nazismo. Bisogna leggere le lettere dei condannati a morte della resistenza, non solo perché ci lasciano la testimonianza di un sacrificio totale, ma perché proprio prima di essere fucilate, torturate, prima di incontrare la morte, ma sapendo che la morte stava arrivando, queste donne hanno manifestato i loro sentimenti, hanno parlato, come era inevitabile, delle ragioni della loro presenza. C'è una lettera molto bella di una operaia che lascia una lettera per la sua bambina dicendo ai parenti: datele questa lettera quando sarà grande, perché possa capire che io non ho affrontato una guerra se non avessi amato la libertà quanto ho amato te, ma voglio che tu, bambina mia, nasci libera. Ad esempio, la libertà di pensiero, la libertà di parola, la libertà politica, la libertà di poter associarsi e di potersi iscrivere ad un partito contro la logica dell'obbedienza cieca tipica del fascismo, tipica del nazismo, la logica del Führerprinzip in cui tutto ciò che dice il capo è legge sostanzialmente e non si può tollerare alcun pensiero critico, oppure il recupero di una giustizia alta, nobile, basata prima di tutto sul rispetto della dignità umana, contro
il principio della diseguaglianza, basato tra l'altro sia nel fascismo dell'ultima ora e nel nazismo sul principio di fatto della superiorità razziale, o ancora l'idea del rispetto della legalità, il recupero dello Stato di diritto e del rispetto nei confronti di una legge, legge che doveva essere garante del contratto sociale, garante dell'armonia sociale, della convivenza pacifica, e che invece si era trasformata nella giustificazione legale della violenza fascista, ribaltando completamente il concetto di giustizia. In fondo, nel regime fascista vige l'idea dell'utile del più forte. Siamo a Bassano del Grappa, città medaglia d'oro per la Resistenza, e ci troviamo proprio nel Viale dei Martiri. A questi alberi, il 26 settembre del 1944, vennero impiccati 31 giovani. Fu quello l'episodio più drammatico e cruento del rastrellamento del Grappa, che si concluse con altri 170 impiccati, 600 giovani fucilati e 800 deportati in Germania, dei quali solo 200 fecero ritorno alla fine della guerra. O ancora il nobile valore della pace, guadagnato anche attraverso la lotta armata, ma per concludere definitivamente una certa retorica guerriera del nazionalismo fascista. E infine possiamo anche citare l'idea di una nuova patria, più democratica, più solidale, più partecipativa, che andava a recuperare quelle figure sociali di fatto dimenticate dal fascismo. Viene in mente prima di tutto la donna, il maschilismo durante il regime, il ventennio fascista, aveva ridotto di fatto la figura del femminile ad una sorta di maschera di se stessa. Ecco, questi sono i valori che vengono difesi e recuperati durante la Resistenza, nel tentativo di creare un grande ideale morale. E come è stato scritto, un ideale morale non è privilegio di nessun partito politico, non ha a che fare con nessuna fazione politica, è semplicemente il modo di vivere degli uomini liberi. Nei primi mesi del dopoguerra, quando i partiti politici occuparono la scena nazionale, questa dimensione etica ed ideale venne posta in secondo piano, come ebbe a sottolineare lo stesso Enrico Mattei, che scrive: «A trattare della questione partigiana sono stato indotto anche per aver notato come le numerose celebrazioni fatte nella seconda metà del 1945 e in questi primi mesi del 1946, vennero quasi esclusivamente organizzate ed effettuate da altri partiti politici. Ciò ha forse generato, nell'animo di coloro che ascoltarono tali rievocazioni e che ne lessero sui giornali, la convinzione che la lotta di liberazione sia stata il monopolio di uno o due partiti politici. Noi troppo poco parlammo fino ad oggi dei nostri partigiani e troppo poco ne scrivemmo, quasi fosse la materia a farci difetto». A distanza di oltre 70 anni dalle parole di Mattei, credo sia giunto il tempo di tornare a evidenziare proprio questa dimensione etica e ideale, prima che partitica. La dimensione che contraddistinse particolarmente le formazioni autonome, quelle apartitiche e cattoliche, le formazioni che poi confluirono nella nostra FVL. Questa dimensione etica e morale, la medaglia d'oro Primo Visentin, che operò tra Vicenza e Treviso, così la riassumeva: «Di politica parliamo dopo,
adesso dobbiamo combattere i nazifascisti e conquistare la libertà e la democrazia. Anche un altro vicentino, figura di spicco della resistenza cattolica, ripeteva: quando si dice che la nostra Costituzione è nata dalla resistenza, si sappia che non è retorica, ma una grande verità. Sì, perché nelle soste della lotta si parlava ai contadini e agli operai del diritto alla terra e al lavoro, ai ragazzi del diritto allo studio, alle donne del diritto al voto. A tutti si parlava di sanità, di libertà, di giustizia sociale. Anche per questo avemo il massimo appoggio da parte di tutta la popolazione. L'idea che ci sia un bene comune che deve prevalere e al quale tutti dobbiamo contribuire responsabilmente e consapevolmente ha guidato allora le formazioni partigiane, ha ispirato poi i lavori dell'Assemblea Costituente, e questa idea deve continuare a essere tenuta in grande evidenza anche oggi. Ritornare sul Monte Penice e rievocare le tragiche vicende che hanno permesso la nascita della Repubblica Italiana significa uscire dalle paludi pericolose dell'indifferenza, del fatalismo e della rassegnazione. Significa capire lo stretto intreccio che sempre corre tra le scelte collettive e quelle individuali, per trovare o ritrovare il coraggio di quei giovani, il coraggio di amare la verità, di credere ai propri ideali e alle proprie speranze, il coraggio di riaffermare, tutelare, rinsaldare sempre quella dimensione etica e ideale, quel futuro comune e condiviso che fu la causa per cui tanti italiani e anche soldati stranieri dedicarono il loro impegno e la loro vita. Viva l'Italia, viva la Resistenza, viva la Figuelle. Grazie. Della Valle d'Aosta, aderente alla vostra federazione. Ho voluto partecipare a questa riunione per un senso di solidarietà. Io ho fatto il partigiano in Valle d'Aosta, ho 97 anni, sono ancora uno dei pochi viventi. E quindi l'ho fatto nella Valle del Cervino. Erano momenti di grande speranza. Erano momenti che vivevamo col popolo, era il popolo di montagna che si sosteneva, la pianura era piena di nemici, di armi contro di noi, però la montagna era solida, c'erano uomini che con noi ci sostenevano, ci davano da mangiare, ci davano da dormire e nello stesso tempo condividevano le nostre idee. Oggi mi pare che la montagna è deserta, il popolo è indifferente, l'indifferenza non è un male terribile che non rincuora il coraggio degli uomini di vivere per la libertà, di vivere per la partecipazione alla cosa pubblica, di vivere per produrre il bene comune, l'interesse comune. Cerchiamo di far sì che questo spirito ritorni. E dobbiamo combattere perché questo spirito di solidarietà ritorni. Perché gli uomini ritornino a essere uomini. Uomini fra di loro. Uomini che si rispettino. Uomini che si amino. Uomini che sappiano discutere, che sappiano confrontarsi.
che nell'interesse però generale. Probabilmente la società del consumismo ha spopolato queste montagne. Probabilmente questa società del consumismo che ha spopolato queste montagne ci ha resi anche più egoisti, ci ha resi meno attenti alla cosa pubblica. Speriamo in un avvenire migliore. Cerchiamolo di costruire. Cerchiamolo di trasmettere ai nostri figli, pur rendendoci conto che non è facile. Però abbiamo fiducia e abbiamo coraggio. Grazie.